E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ale, preparatevi a tornare indietro nel tempo. Sigla! Ed eccoci qui con un'altra action figure del 1993, direttamente dalla mitica serie animata di Batman, o Batman The Animated Series, prodotta dalla Kenner. Abbiamo Poison Ivy, oppure Edera Velenosa. Allora, andiamo a vedere subito questa figure. Vediamo prima i suoi accessori. Ovviamente è appoggiata qui allo sfondo perché è impossibile che si regga in piedi con questa piantona in mano. E andiamo subito a vedere però prima questo accessorio un po' più piccolo, molto più semplice, cioè la balestra classica di Poison Ivy, che in teoria nella serie animata ha un bracciale con una piccolissima balestra. Qui hanno fatto una balestra enorme, ma vabbè, era la solita storia dei giocattoli Kenner, ci può stare come giocattolo vintage, come figure vintage. Vediamo adesso il mega accessorio, che è questa pianta carnivora. Eccola qui, vediamo se la mette a fuoco. Perfetto, vedete, piena di dettagli, comunque anche molto realistica, con tutte queste venature delle piante, che grazie a questo pulsante qui sulla parte posteriore apre la bocca in questo modo terrificante davvero, e la pianta quindi fa apri e chiudi premendo il tasto. Una figata. Questa volta non è molto assassino, fortunatamente, perché i denti non fanno assolutamente male, perché è molto debole comunque la presa. Però è un accessorio davvero figo, è enorme, praticamente è grande quanto la nostra Poison Ivy. Uno dei modi per tenerlo magari è così, più o meno così si regge in piedi, però è un po' strano. Comunque, vediamola un po' la nostra Poison Ivy, e devo dire che qui la Kenner, diciamo, ha fatto un po' così e così. Diciamo che il punto debole un po' di questa serie erano appunto le figure femminili, e questa Poison Ivy non è che faccia molto eccezione. Allora, il viso, diciamo, visto da lontano, ricorda comunque abbastanza bene quella della serie animata. Però ragazzi, zoomandolo un po', si vedono un po' di difetti evidenti. Insomma, la faccia è un po', non lo so, è un po' strana, non rispecchia perfettamente quella Poison Ivy disegnata da Bruce Timm, che ci sapeva fare e come con i disegni delle donne. Erano molto semplici ma molto sexy, ragazzi. E questa Poison Ivy, diciamo che non riesce ad essere molto sexy con questo viso, soprattutto visto di profilo. Ha qualcosa di strano, che anche da piccolo avevo visto che c'era, ma sinceramente non riesco a capire cosa sia. È proprio l'insieme del viso, forse un po' grosso, un po' schiacciato, non si sa. Però comunque, invece da dietro, vedete qui, senza vedere il viso, sembra praticamente perfetta, sembra identica a quella del cartone. Ovviamente approfittiamo per vedere un po' il dietro di Poison Ivy. Per il resto ragazzi, comunque lo sculpt del corpo non è fatto per niente male, anzi è abbastanza slanciata comunque. Ricorda davvero bene appunto il corpo della Poison Ivy della serie animata dal cartone. Purtroppo, ripeto, il punto debole è il viso. E ulteriore punto debole è che il viso non è neanche articolato per via dei capelli, che appunto poggiano qui sulle spalle. Comunque i capelli sono scolpiti davvero davvero magnificamente, esattamente come quelli che erano nella serie animata, vedete, molto arrotondati. Comunque l'articolazione quindi alla testa non c'è, e questa volta quindi abbiamo 4 punti di articolazione al posto dei soliti 5. Abbiamo la rotazione qui alle braccia, anche l'altro braccio naturalmente, e poi la rotazione qui alle gambe, che va un po' verso l'esterno ma non troppo, comunque è abbastanza accettabile. Ovviamente l'hanno fatta per non rovinare lo sculpt, diciamo la silhouette della nostra Poison Ivy. Ovviamente io non ho il packaging neanche di questa figure, perché l'ho presa usata, chi mi segue lo sa bene, però colgo l'occasione appunto per farvi vedere questo packaging attraverso un'immagine, perché come dico sempre, i packaging vintage sono sempre belli da vedere, con il loro disegno personalizzato per ogni figure, ragazzi, davvero davvero fantastici. Comunque ragazzi, questa recensione di questa Poison Ivy della serie animata finisce qui. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di questa figure, fatemi sapere se ce l'avete, se ce l'avevate, se vi piace, magari se non siete d'accordo con me, se il viso a voi sembra migliore di quello di come l'ho descritto io. Insomma, fatemi sapere il vostro parere qui sotto con un commento. E come al solito lasciate il mi piace se questo video vi è piaciuto,
se ha risvegliato qualche ricordo d'infanzia magari in voi. E se volete aiutarmi a far rivivere qualche ricordo a qualche vostro amico, condividete questo video. Anche questa volta vi consiglio una puntata della serie animata chiamata Amore Benefico, con protagonista appunto Poison Ivy. Ve la lascio qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao da Ara e da Poison Ivy.